Le fonti rinnovabili sono, rappresentano ancora oggi, soprattutto in questo quadro politico, una delle modalità per poter assicurare l'autonomia energetica e quella transizione di cui è auspicabile. Spesso però si parla soltanto di tecnologie e si guarda soltanto sul versante dell'offerta, dimenticandosi che invece la diffusione delle fonti rinnovabili dipende anche dal lato della domanda e quindi anche da parte dell'accettazione delle comunità locali. Interrogarsi quindi sul modo di pianificare lo sviluppo locale rappresenta di sicuro un argomento di grande interesse anche per i politici che a volte si ritrovano a cercare di negoziare interesse locale e interesse nazionale e quindi cercare di capire quali sono le azioni e le modalità per poter avere una pianificazione locale di natura partecipativa e collaborativa rappresenta di sicuro un modo per superare certe impasse e quindi per supportare ancora di più la transizione energetica. Il dialogo con le comunità locali è il primo modo per alimentare un modo nuovo di fare una transizione energetica. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo a Scicli attraverso diverse iniziative. Una è attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Scicli, dove abbiamo avviato un percorso con una nostra partner Inventolab per avviare start-up attraverso gli studenti. Il crowdfunding, che è stata la prima iniziativa in Italia presentata nell'ambito energetico di raccolta aperta alle comunità locali di fondi per l'investimento in transizione energetica. Stiamo lavorando anche per la formazione di tecnici locali e stiamo lavorando affinché l'agrivoltaico sia realtà e quindi l'impianto di Landolinia sia il primo agrivoltaico vero che possa essere poi realizzato in Sicilia, ma anche e soprattutto in Italia.